Un saluto e un benvenuto ai lettori e alle lettrici di Bergamo News. Quest'oggi siamo con il rettore dell'Università di Bergamo, Sergio Cavalieri, Buongiorno. che è un piacere ospitare. Grazie l'invito. Bergamo News sta raccontando e conoscendo i sette ricercatori dell'università che sono stati inclusi in una prestigiosa classifica. La classifica che raccoglie i migliori ricercatori nel mondo per autorevolezza della produzione scientifica, della produzione di ricerca. Quindi sette ricercatori dell'Università di Bergamo sono nel 2% dei migliori del mondo. Quindi una gran bella soddisfazione per l'Università di Bergamo. Sì, è una soddisfazione e anche la riprova del fatto che la nostra università sta investendo molto sulla ricerca. Devo dire che naturalmente sette colleghi, ma sono espressione di un'attività di ricerca molto intensa che noi stiamo conducendo su vari fronti. I colleghi sono principalmente afferenti alle aree ingegneristiche e quelle economiche e aziendali, perché sono normalmente dipartimenti che maggiormente pubblicano su riviste internazionali, però non dimentichiamo che ci sono anche tanti colleghi molto conosciuti a livello nazionale, oltre internazionale, dell'area umanistica, che magari non pubblicano su riviste appunto, diciamo, codificate e censite poi dai vari database, ma che sono molto rinomati e conosciuti. Quindi, diciamo, sono la punta di un iceberg, ma in realtà è un iceberg bello anche, come Bello dire, bello strutturato, strutturato. perché appunto parlavamo di riviste internazionali, no? Quindi questa classifica è una classifica elaborata dall'Università di Stanford, pubblicata su PLOS Biology, quindi è un po' come il Lancet, no? Per quanto riguarda la medicina. Lei crede, rimanendo sul tema, diciamo, e sul paragone tra l'università e la medicina, quindi la ricerca scientifica, si dice che un ospedale che fa ricerca è un ospedale che cura meglio i propri pazienti. Un'università che fa ricerca e che quindi investe nella ricerca è anche un'università che offre una migliore didattica. Qual è il rapporto tra didattica e No, è ricerca? fondamentale, direi, è fondamentale, perché separare la teaching university e la research university crea poi quegli elementi anche di difficoltà nel fornire quei contenuti agli studenti, approfondimenti, aggiornamenti, le nuove conoscenze, le nuove professioni. Quindi è fondamentale, la ricerca alimenta la didattica, ma a sua volta è alimentata la didattica, perché molto spesso capita che la ricerca la si fa con gli studenti. Studenti, dei testi di laurea, quindi sono gli stessi che sono stimolatori, innovatori, di idee, di progetti che poi possono trovare poi compimento anche in attività di ricerca. Quindi è un circuito assolutamente virtuoso da considerare. E non dimentichiamo la terza missione, perché la ricerca ha anche un impatto poi su quella che è la divulgazione scientifica. E sapete bene come noi a Bergamo ci teniamo tanto al public engagement, alla terza missione. Questa classifica menziona sette ricercatori dell'Università di Bergamo, e tra questi c'è un'unica donna ricercatrice, che è la professoressa Cefis di economia. In realtà però le ricercatrici dell'Università di Bergamo sono il 48%, quindi sono quasi la metà. Secondo lei, perché un'unica donna dentro questa classifica, nonostante insomma una buona quantità di ricercatrici? In sintesi, esiste un soffitto di cristallo anche nella Ma ricerca? allora, secondo me appunto, è un caso, ma è un doppio, cioè, i motivi sono due essenzialmente. Uno è legato al fatto appunto che ci sono anche dei fenomeni di casualità, per cui può capitare, e abbiamo altri casi in cui invece non c'è la quota azzurra rispetto alla quota rosa. L'altro aspetto è, come rimarcavo prima, siccome sono colleghi che vengono principalmente dall'area ingegneristica e tecnologica, oltre a quella economico-aziendale, ecco, quella sappiamo, l'area STEM è quella che deve crescere maggiormente. Quindi la maggior parte dei nostri nell'area, diciamo, ingegneristica sono colleghi appunto di sesso maschile, ecco, su quello dobbiamo naturalmente fare un'azione molto più di sensibilizzazione, di formazione, di orientamento per aumentare la base di riferimento. Gli studenti, poi gli studenti diventano dottoranti, poi diventano ricercatori, ricercatrici nel caso specifico, e anche su questo stiamo lavorando tantissimo con le scuole per cercare di aumentare ancora di più questa capacità di Anche di orientare, di attrarre, no? attrarre, orientare e far vedere che anche, anzi, le statistiche ci dicono che le ragazze, studentesse che poi frequentano i corsi STEM
principalmente alle ingegneriste nel caso nostro, sono quelle che vantano maggior tasso di successo poi nel superamento degli esami e nel conseguimento anche del titolo di laurea finale. Ecco, e cosa fa l'Università di Bergamo per promuovere la ricerca dentro l'università, ma anche fuori? Perché sappiamo appunto che c'è un impegno importante anche nella ricerca con le partnership delle imprese, degli enti, delle organizzazioni del territorio. Allora, è chiaro che ci sono diversi livelli, c'è un livello territoriale, come diceva lei giustamente, cioè c'è un lavoro che facciamo in maniera molto spalla a spalla, diciamo, con le principali associazioni territoriali, e su tematiche che vanno da quella di natura manifatturiera e industriale a quella legata al turismo, all'ambito dell'agricoltura, al terzo settore, che è un aspetto, sappiamo, a Bergamo molto vivo, molto importante. Poi c'è una ricerca nazionale e internazionale, chiaramente sulle piattaforme PNRR, una di queste, e le piattaforme europee. Ecco, ci sono degli strumenti e meccanismi. Sicuramente adesso, e questo stiamo investendo molto come università, cercare di avvicinare ancora di più la figura del dottorando di ricerca alle esigenze delle aziende o comunque delle realtà organizzative locali. Ecco, secondo me il fulcro, il punto sul quale dobbiamo lavorare in maniera molto intensa proprio in questa collaborazione è per ridurre anche questo mismatch, no? Tra ricerca universitaria e ricerca industriale. E avere questa figura del dottorando di ricerca che sia ancora più condivisa e più capita anche compresa da parte delle aziende. Beh, del resto la sua storia parla di questo, no? Lei prima di essere rettore si occupava proprio della ricerca, del trasferimento Esatto. tecnologico, quindi insomma di questa capacità di portare fuori le competenze, la capacità di andare in profondità che c'è dentro l'università e creare dei meccanismi No, ma fra virtuosi. l'altro, l'altra cosa, l'esperienza ormai pluritrentennale è che i nostri ex dottorandi che poi sono inseriti nelle aziende sono i migliori ambasciatori, cioè sono poliglotti, riescono a parlare la lingua nostra dell'università e la lingua dell'azienda e sono coloro quindi che permettono probabilmente di garantire questa capacità di relazione molto stretta e di allineamento di obiettivi tra mondo universitario e mondo aziendale. Quindi ecco, è molto importante formare i dottorandi che si inseriscono in azienda, che poi sono coloro che riescono poi a mantenere, no, dare continuità nel rapporto tra i due mondi, le due realtà. Ha citato il PNRR, grande opportunità, per il nostro paese, ma anche per il nostro territorio. E le università sono, partner strategici, strategiche sono le università per mettere a terra, i progetti e anche i denari, mi viene da dire, no? Del PNRR. Bergamo si accorgerà del PNRR e della ricerca e dei progetti che voi state ormai da tempo elaborando, confezionando anche con altri stakeholder del territorio, cioè i nostri cittadini, i nostri lettori capiranno, vedranno questi progetti PNRR? Ma allora, innanzitutto l'auspicio è che a livello di sistema Italia se riusciamo a vedere, no, i risultati del PNRR, perché è un enorme investimento, anche parte anche di, ahimè, futuro debito pubblico che creiamo nelle future generazioni. Quindi questo investimento dobbiamo veramente, lo dico da padre, non soltanto da genitore, non soltanto da ricercatore, da rettore dell'università, dobbiamo metterlo a terra. Quindi questa è una responsabilità enorme che abbiamo, la nostra generazione, nel garantire anche diciamo, una sostenibilità e un futuro, no? E una messa a terra di questi progetti. A livello di università, a livello di Bergamo, devo dire che siamo coinvolti su diversi fronti. Alcuni siamo noi, diciamo, gli attori principali. Abbiamo dei progetti, siamo dentro il Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile, quindi abbiamo dei progetti sulla mobilità leggera, quindi collaborazioni che poi porteranno anche dei living lab, cioè dei laboratori sul campo, proprio legati alle nuove forme di mobilità. Quindi, l'auspicio è fra qualche mese, perché naturalmente i progetti sono progetti che hanno gittato da temporale di più anni, ma sappiamo che il PNRR ragiona su 3 anni come riferimento, di poter avere anche qualche sperimentazione su chiave locale proprio legata alle forme di mobilità leggera, quindi cercare di avere delle intermodalità, ma soprattutto supportare quella che è la mobilità dolce, diciamo leggera, per ridurre anche l'impatto ambientale, sappiamo bene, gli aspetti di sostenibilità. Ecco, a proposito di sostenibilità, abbiamo un altro progetto sui temi legati alla sostenibilità economico-finanziaria, il FinTech è uno anche di questi aspetti qui. E poi abbiamo un grosso progetto legato a tutta la filiera della salute, tecnologie per la salute, quindi telemedicina, con naturalmente un forte impatto su quelle che sono anche alcune tipologie di pazienti o comunque di comunità di persone in ottica preventiva, quindi cercare di
fare la telemedicina non soltanto un qualcosa che sia, come dire, puramente un elemento tecnologico, ma che effettivamente permetta di migliorare quelle che sono la prevenzione e anche le modalità anche di trattamento di alcune malattie croniche dei pazienti. Questo ovviamente lo facciamo in collaborazione con tanti altri attori del territorio, quindi se parliamo del progetto Anthem, quello sull'utilizzo di tecnologie nell'ambito medicale, ecco quello lo facciamo con le principali AST e i principali operatori sanitari del territorio. Quindi questo è un po' l'auspicio, quello di vedere poi anche delle community, dei focus group, non so come chiamarli, no? Su quale effettivamente ci possa essere la ricaduta di questi progetti. A tal proposito, quindi visto che stiamo carrellando un po' sul tema della ricerca, dell'impegno dell'università nella ricerca e abbiamo cercato di dare voce, di conoscere, insomma, i premiati, insomma, diciamo, i migliori ricercatori nel mondo dell'università, ma come diceva lei, ci sono molti altri ricercatori e ci sono coloro che desidererebbero diventare ricercatori. Sappiamo che, insomma, non è facilissimo. No? Per molte ragioni. Che consiglio le verrebbe dalla sua posizione di dare a magari uno studente che sta terminando il suo ciclo di studi e che magari è attirato dal restare in università, ma ci sono le prospettive? Beh, allora, innanzitutto io vi ringrazio per Global News per aver aperto questa vetrina sulle attività di ricerca e sui nostri ricercatori. Quindi il mio auspicio è che chiaramente i nostri 7 ricercatori, che naturalmente diciamo, fanno parte di questo gruppo che è stato che è presente all'interno di questa classifica particolare del top 2%, sia, come dire, foriero poi di ulteriori opportunità di interviste per altri colleghi che sicuramente hanno da dire sui temi della ricerca. Ovviamente non stiamo puntando sui giovani ricercatori, perché abbiamo bisogno di un vivaio. La ricerca soprattutto si arricchisce anche da freschezza di idee da parte dei giovani. E stiamo cercando anche di impostare delle attività curriculari all'interno diciamo, dei nostri percorsi di laurea, dei percorsi elective, proprio per stimolare, far, come dire, far vedere, far capire ai nostri giovani che la ricerca, se un ricercatore, può essere una delle opportunità post laurea. E su questo naturalmente poi interveniamo anche su quelle che sono, cerchiamo di fugare quelli che sono anche gli stereotipi, no? Cioè il ricercatore che sta lì curvo sul computer o che Sì, o è il forse top del di laboratorio, ricercatore no? che Giusto non per riesce ad intenderci. esprimersi, Esatto. non ha Allora, invece la opportunità. ricerca, ecco, far vedere che la ricerca è soprattutto libertà. Libertà di essere creativi, curiosi soprattutto. La ricerca è curiosity driven, cioè è capacità, curiosità, creatività, espressione di se stessi e capacità anche poi di mettere a frutto le proprie conoscenze. Richiede fatica, studio, fatica, ma ogni lavoro richiede studio, fatica. Ecco, devo dire che una cosa particolare di fare la ricerca è non te ne accorgi che è nemmeno un lavoro, cioè è un qualcosa che fai per passione e perché metti tutto te stesso e proprio questa creatività, questa capacità di innovazione, questa capacità di cercare sempre qualcosa fuori dagli schemi. È la cosa più bella dell'essere ricercatore. Allora, secondo me, chi meglio di un giovane che per definizione è trasgressivo, che vuole fare qualcosa di fuori dagli schemi comuni, ecco, è una bella opportunità appunto per esprimere al meglio e per incanalare appunto la ricerca e le proprie energie positive. Quindi diciamo la buona notizia è anche questa, no? Cioè l'Università di Bergamo è a caccia, di ricercatori e di ricercatrici. Sì, siamo in questo momento, abbiamo necessità, appunto perché, come dicevamo prima, noi siamo un'università che sicuramente, spesso, anche storicamente, ancora oggi, e mi emoziona ancora nel vedere i primi laureati, no, di una famiglia. Quindi siamo naturalmente formatori, ma soprattutto la nostra università sta avendo degli ottimi risultati dal punto di vista della ricerca. Ne è una prova anche questo discorso del top 2%, ma non solo. E per avere questo, per avere una grande prima squadra, abbiamo bisogno di un Di vivaio un di bel ricercatori. vivaio. Bene, quindi grazie, grazie Grazie a per la voi. sua presenza e alla prossima chiacchierata. Grazie, grazie a voi.